Abbiamo adottato un decreto legge contenente delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza, di questa emergenza epidemiologica. Lo scopo è quello di tutelare il bene della salute degli italiani. Per quanto riguarda la circolazione, abbiamo previsto che nelle aree individuate come focolai non sia consentito l'ingresso e l'allontanamento, salvo eventuali specifiche deroghe poi consentite e valutate di volta in volta. Ovviamente nelle aree interessate che abbiamo individuato come focolai disporremo anche, sono state veramente già disposte, è stata disposta la sospensione delle attività lavorative, sia nella forma di intraprese collettive che nelle forme di iniziative individuali. È stata disposta anche la sospensione di manifestazioni pubbliche, di eventi vari, la sospensione delle attività educative, didattiche, scolastiche. Posso preannunciare che nel Consiglio dei Ministri abbiamo concordato, la competenza però è del Ministro dello Sport, il Ministro Spadafora, che ci ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le manifestazioni sportive che sono programmate per domani nell'area del Veneto e della Lombardia. La ministra Azzolina dell'Istruzione ci ha preannunciato la sospensione, che disporrà la sospensione dei viaggi di istruzione per quanto riguarda le scuole in Italia e anche all'estero. Queste su tutto il territorio nazionale. Ovviamente disporremo dei presidi e dei controlli e quindi chiaramente abbiamo già dato indicazioni alle forze di polizia, alle forze dell'ordine perché provvedano, siamo anche, se necessario, ci saranno anche delle forze armate, ma direi che confideremo molto sulla collaborazione con i cittadini. Quindi piuttosto che a presidi, come dire, di forze dell'ordine, io veramente ritengo, sono assolutamente sicuro e fiducioso che ne nascerà una forma di intensa collaborazione con la comunità locale. Allo Stato non vi sono i presupposti, nella nostra valutazione, lo dico con molta serenità, per chiedere e ottenere la sospensione del trattato di Schengen, della libera circolazione, in particolare delle persone, perché è una misura draconiana che adesso suona assolutamente sovraproporzionata, senza tener conto, e qui non mi dilungo, dell'impatto devastante sulla nostra economia che avrebbe. E paradossalmente la voglio ribaltare, ma che cosa vogliamo fare? Dell'Italia un lazzaretto? Non ci sono né le condizioni perché si arrivi a questo e né vogliamo arrivarci. Grazie.